Un simpatico benvenuto a tutti, signore e signori, mentre mi sistemo sulla sedia e mi preparo la lista di calendari da utilizzare nella puntata di oggi. Prima di iniziare la puntata, mentre ammiriamo questo bellissimo macchinario che amo tantissimo, che però mi sta facendo odiare amichevolmente le direi che possiamo ricordare di iscrivervi al canale, possiamo ricordarvi. Possiamo, vabbè, non so in quanti siamo a registrare, sono da solo, però stavo usando il plurale come se ci fossero 8 persone che registrano insieme a me. Ciao, cervello, come stai? Per dirvi soltanto di iscrivervi al canale, di mettere mi piace, di commentare il video, di attivare la campanella e non mi ricordo più cosa devo fare d'altro. Ok, signori, a parte questa piccola intro che ho fatto veloce, veloce, veloce con annessi e connessi. Io comunque amo i macchinari, le api mi fanno cagare, eh? Perché quelle poche volte che le uso mi fanno cagare, soprattutto per alcune cose. Allora, prima di tutto, siamo andati a fanculo a cercare delle altre api. Abbiamo trovate quelle delle Modest, che sono quelle del deserto. Abbiamo trovato le Sorcius, non mi ricordo dove cazzo le ho prese, un'altra Modest, le Mystical che si trovano in giro, le Unusual che si trovano sempre in giro e di nuovo delle Meadows e balle varie. Comunque, fatto sta che abbiamo una, due, tre, quattro, cinque, piove, sei e sette. Sette ignobili, puttana bastarda, su tutte quelle che abbiamo trovato. Anzi, scusate, otto ignobili perché ho trovato anche la Tropical Queen. E quindi ergazzo. Allora, giusto per la cronaca, per trovare la Tropical Queen, perché si sta espandendo così rapidamente la cosa? Non capisco. Comunque, cioè, per trovare la Tropical Queen, diciamo che abbiamo fatto molta strada. Scusate, sta piovendo, mi sta in culo sta roba e devo andare in casa, altrimenti laggo a merda. E poi si sente anche troppo di sottofondo il rumore dell'acqua. Dicevo, per andare a trovare le cose, abbiamo scoperto questa piccola zona di mappa che era è ancora un po' nascosto, si vedeva soltanto un pezzettino. Ho visto che c'era questa mini jungle. Sono andato lì, ho trovato un cazzo di alveare e di legnobile, puttana bastarda, di quelle del coso, delle lì, quelle tropical. E poi, passando qua sotto, ho fatto un giro qua nel deserto, non mi ricordo più esattamente dove, ma passando per di qua, qui in mezzo, ho fatto su quei due o tre cazzi di alveari che dovevo, speravo fossero pristini, ma invece erano ignobili come non so che cosa. Detto questo, cosa possiamo fare? Semplicemente. Che cazzo era? Era stato un tuono, tipo. Dicevo, semplicemente possiamo fare cosa? Innanzitutto andiamo a posare le api vecchie, tipo ignobile, 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 sta bene anche te, mod pristine, ignobile, ignobile, pristine, ignobile, ignobile. Ok, posiamo anche questo qua che non ci serve. Abbiamo dunque una Modest che sicuramente non funzionerà perché richiede un clima arido e l'Unusual Prince, puttana Eva, che cazzo era? Ma secondo me non sono i lampi, vabbè però. E poi dicevo, abbiamo l'Unusual che però ce l'abbiamo già, qui è ignobile e invece qua come pristine. Detta questa, abbiamo un 4-3 e un comb da analizzare, da centrifugare, che andremo subito, subito a fare. La centrifuga dovrebbe essere questa, yessa. Ah no, devo aspettare perché è puttana vacca. E non mi fa mettere le cose dentro. Fanculo. Dai, su, che non ho tutto questo tempo per stare qui a fare cose. Sbrigati, centrifuga. Wow, ho vinto una Honey Drop, che figo. Dai, su, ce la puoi fare. Ce la vuoi fare. Minchia, come lento, ragazzi. Dai, porca puttana.
La lentezza di questa cosa qua è mistica, nel senso che, vabbè, avete capito. Ah, dai, su, così metto dentro gli ultimi quattro. Sbrigate. Manco se piangi. Oh, perfetto, okay. Tu vai avanti che io intanto devo fare cose più importanti. Allora, dunque, dicevamo. Ah, ecco qua, sì, giusto, questo, che non ha ancora finito, quindi aspettiamo un attimo. Aspetta, che devo fare una roba, ecco, dovrebbe essere così. Allora, visto che per questa cosa qui dell'api io non sono buono, l'unica cosa che mi viene in mente da fare per adesso è di... Ho lasciato della polvere di smeraldo qua dentro, senti che sono scemo. È quella di praticamente mettergli i frame, anche se io volevo fare la terma oggi, ma va bene. I frame, quello più semplice e fattibile secondo la mia ignoranza. Poi dovrò andarmi a leggere delle wiki perché sennò divento scemo. È esattamente, ah, sì, ho capito. È esattamente il chocolate frame che, vabbè, fa aumentare la produzione, quindi abbiamo più miele per poter analizzare le api che vengono fuori, e abbiamo il lifespan di 0,75, che, se non mi ricordo male, dovrebbe essere la vita delle api, nel senso che praticamente riduce del 25% la vita delle api, però aumenta del 50% la produzione. Io l'ho intesa così. Se non funziona così, chi se la incula. Comunque, per fare il chocolate frame, che è quello che ci serve il l'impregnated frame. L'impregnated frame che si fa esattamente con le impregnated stick e una cazzo di stringa. Gli impregnated stick si fanno col legno nel carpenter con il seed oil. È per questo che stavo strizzando i semi prima. Quindi prendiamoci il legno, anche se non abbiamo tanto pazienza. 8 dovrebbero venirne 16 teoricamente. Andiamo a metterlo, anzi, prima di metterlo prendiamo il secchiello, prendiamo questo e lo buttiamo qua dentro. Adesso apriamo, vedete, ci dà l'impregnated stick come crafting e noi facciamo così, buonanotte. Dovrebbe darcene 16 teoricamente. Vediamo un attimo. 4, 6, sì, giusto, giusto. Ah sì, giustamente ne fa soltanto 8 perché ho messo... sì, mi drogo. Non ne fa 16, sono scemo io. A parte questo, gli impregnated stick, come vi stavo facendo vedere prima, si utilizzano nel per fortuna, grazie a Dio, nel crafting normale con una stringa che, se non mi ricordo male, dovrei già avere da qualche parte. Non chiedetemi perché erano qua le stringhe, probabilmente le ho messe a cazzo l'altra volta. Prendiamo un crafting così a random, facciamo questo giochetto qua, gli mettiamo le stringhe e abbiamo l'impregnated frame. Una volta che abbiamo l'impregnated frame, lo dobbiamo convertire, diciamo, in chocolate frame, perché l'impregnated frame aumenta di 2 la produzione e ha un genetic decay di 0,4, che non mi ricordo che cazzo vuol dire perché io le api non le sopporto. Però possiamo fare i cocoa bean, cioè possiamo fare, dobbiamo fare i cocoa bean, che per fortuna, grazie a Dio, ho trovato nella giungla, non ti incastrare, grazie, come dicevo prima, che per fortuna ho trovato nella giungla. Quindi adesso andiamo, perché sto qua è piccolino? Andiamo a prendere questo, ce ne servono almeno 5, già almeno 4, combinazione togliendo questi due ne ho giusti giusti 4, quindi chi se ne incula. E andiamo a vedere ste cazzo di api, cioè a vedere ste cazzo di frame, beh, insomma, ste fare qua. Quindi facciamo il giro attorno con il cioccolato e abbiamo il chocolate frame production per 1,5 e lifespan per 0,75. Teoricamente questo frame qua ci permette di velocizzare un pelino il circoso delle api. Allora, adesso giusto per capirci, andiamo a vedere che cosa hanno prodotto. Allora,
Già qui la cosa non va bene perché abbiamo questa cosa qua che si è sdoppiata. Vedete? I due forest drone non coincidono uno con l'altro. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che non so bene per quale motivo e non voglio saperlo perché una volta non era così. Questi due droni sono diversi per qualche aspetto. Adesso abbiamo... Mi si è bloccato il coso. Ah, perché posso spostare solo le api, scusate. Adesso andiamo a prendere un drone e un... Vabbè, intanto questi qua chi se ne cura. Allora, questi qua sono quelli che ho dentro l'alveare. Non ho capito perché ce li analizza anche senza coso. Ce li ha analizzati senza niente, va bene, chi se ne frega. Allora, dice che ha il territorio largo a fertilità 3, l'impollinazione lenta, la produzione lenta e la spawn shorter. Va bene, e tipi di fiori e fiori. Ok, vediamo l'altro adesso, sempre se ci ricordiamo tutto a memoria, magari. Effetto no. Territorio average. Me li ha messi insieme adesso. Ah, me li ha messi insieme perché per me erano diverse. Ah, ecco. Ah no, niente, sono sempre le stesse. Allora, sono sempre gli stessi stronzi, solo che per qualche motivo per il computer erano diversi. Quindi niente, siamo a posto così. Andiamo soltanto a vedere se ci sono delle altre api che hanno fatto altre cose. Tipo, tu, Meadows, bla bla bla, cosa hai fatto? Un coso solo, che merda. Tu, Mystical e Mystical, non so che cazzo state producendo, va bene lo stesso. Tu sei Sorceus e Sorceus, va bene. E qui dentro abbiamo... Ecco, qua già c'è una cosa che non va bene. Mundane Combat ci sta. Ci sono i tre droni diversi più quelli dell'alveare. Puttana. Ah, no, questi qua sono uguali. Vediamo un po' se anche... No, ok, abbiamo tre tipi diversi. Vediamo se analizzandoli cambia qualcosa. Allora, questo. Allora, dunque, average per 3, flowers, slowest, shorter. Ok. Slowest, shortest. E quindi questi qua vanno insieme a questi? No. Shortest, slowest, flower, 3, average. Shorter, slowest, shorter, slowest, flowers per 3 average non. Shorter, slowest, flower per 3 average. Mi dite cos'è che cambia, che non capisco. A casa mia, se shorter. No, cosa cambia? Scusate, non capisco. Shorter, slowest. Allora, più corta. Traduciamo in italiano che ce lo ricordiamo. Più corta. Slowest è lentissima. Vabbè, facciamo prima. Più corta, lentissima, lentissima. Fiori per 3, average e niente. Più corta, lentissima, lentissima, fiori per 3, average e niente. Ma è uguale! E sta qua non me la fa vedere perché ho finito le gocce di sciroppo. Non capisco cosa... A meno che non cambi qualcosa qua dietro. Down, not valid. Yes. Ah, aspetta un attimo. Perché qui ci sono due tratti diversi. Tolerant flyer, yes e no. Tolerant flyer, no, yes. Ok, l'ho beccato. Era nella pagina dopo. Non so cosa sia il tolerant flyer, ma è diverso. E di questo qua invece non sappiamo ancora un cazzo praticamente. Perché non abbiamo più gocce di sciroppo per analizzare.
Comunque, queste qua erano quelle che andavano per la maggiore, stanno lì dentro. Poi, voi andate lì per adesso. E di qui invece abbiamo l'unusual drone. Vabbè, non posso analizzarlo. Sono tutte ancora pristine. Sì, non è che ho fatto cazzate. Ci sono degli incroci strani. No, no, no. Ok, signori. Abbiamo tirato un po' per lunghe perché stavamo cercando di capire qual era il problema di ste api, ma purtroppo non ne siamo ancora venuti a capo. Quindi, signori, per il momento ci salutiamo qua. Vi siete scampati un trittico di episodi di Rocket League uno in fila all'altro perché sono riuscito a registrare questo episodio nonostante le bestemmie che sto tirando per far funzionare queste minchie di api. Però per il momento, signori, ci salutiamo qua, ci vediamo nella prossima puntata. Scusate, mi stava salendo uno di quei rutti possenti, ma non mi sembrava il caso di tirarlo tipo onda energetica dentro al microfono. Ci salutiamo qua, ci vediamo nella prossima puntata e speriamo di fare cose diverse dalle api perché mi hanno già rotto la minchia. Tutti i suggerimenti per le api sono ben accetti. Non mi dite di andarmi a vedere video di Tizio di Caio di Sempronio perché intanto non ci capisco un cazzo. Nel senso, devo mettermi lì a studiare e non ne ho più di tanta voglia. Sì, dovrei farlo, ma no, per adesso no. Per il momento, però, signori, un saluto a tutti e dalle nostre api e dai nostri alberi alberosi. Un saluto a tutti e alla prossima. Ciao!